Cavaliere, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora con la valigetta cosa facciamo? E se me ne vado in ferio? E che vado a fare più allo stadio? Non andate più allo stadio. Ma che ci vado a fare? E come mai tenete pure la valigetta? Cioè, cosa... È la valigia. Ah, questa è quella del viaggio? Me ne vado in vacanza. Proprio in vacanza? Ma andiamo alla Righi, ma cosa andiamo a vedere? La Salernitana. Ma mi facciano la cortesia, si togliono quella maglia granata. Se la devono togliere. Giocano senza la maglia. Maglia bianca. Ah, maglia bianca. Non hanno l'onore di indossare la maglia granata. Ma tu hai visto a Bologna cosa hanno fatto? Hanno perso. Ma è una cosa vergognosa. E allora per stare tranquillo e per godermi l'estate, sì, me ne vado in Sardegna. Ah, quindi uno spaghetto con le vongole. Hai capito bene? Mi voglio godere la vita. Ma non intossicare. Se vogliono intossicare i salernitani, mi faccia l'elenco il presidente. Sì. Che li portiamo tutta la casa del compianto a Salernitana. No, aspetta, come no, cavaliere, un attimo. Beh, è una cosa vergognosa, Daniele. È una cosa vergognosa. Ho capito. Ma tu hai visto quei tifosi a Bologna cosa hanno detto? Oltre 1000 al tuo caro amico Esposito. Ma l'hai sentito per televisione? È una cosa vergognosa. Il presidente deve far giocare la primavera. Non ci deve pagare gli stipendi. Questi qua sono dei mercenari. Non hanno degno di giocare nella Salernitana. Non hanno nemmeno rispetto di quei tifosi che soffrono per la squadra, soffrono per il Cavalluccio e soffrono per queste brutte partite che loro fanno. È una cosa vergognosa. Se mi permetti, mi voglio accomodare. Sì, cavaliere, ma... Mi hai trovato proprio nel momento che io stavo per partire per Napoli. Mi dispiace perché ovviamente voi avete deciso di andare via da Salerno. Vado via perché... Qualcuno dice finalmente ha deciso, se ne va, perché di calcio non è che poi ne capite tanto. Qualcuno lo dice... No, ma qualcuno? Sì, no, io ne capisco abbastanza bene. Però qualcuno... Sono loro, sì, che non stanno all'altezza di indossare quella maglia. Ancora una volta a Bologna hanno ripetuto lo stesso schifo. E qualcuno si permette di scrivere sui giornali stamattina che la Salernitana ha venduto solo 1300 biglietti. Ma vuoi dire chi se la va a vedere venerdì a sera? Una Salernitana a 11 punti. 14, 15. Danì, sì, all'8. Sì. Siamo là. È una cosa vergognosa e lo devono capire. Che hanno dato gli schiaffi ai salernitani. Questo è lo stesso campionato che l'ha fatto Aliberti nel 98-99, quando la Salernitana, un intero campionato, prese 17 punti. Dopo tanti anni si è verificato di nuovo. Allora, tu permetti che mi vado ad accomodare? No, vuoi, prego. Ma adesso tu mi hai bloccato proprio quando io stavo partendo. Infatti, io ho visto che voi stavate con la valigetta e quindi... Ma dentro cosa c'è, cavaliere, in questa valigetta? E cosa c'è? Sì. Prosciutto, salame, provolone. È una gita. Benissimo, mi vado a godere. Vado di guardare allora venerdì sera. Me ne vado in Sardegna. Ok. Mi vado a riposare un po'. Cavaliere... Ciao, Billy. Messaggio ai calciatori per la prossima gara. Ma cosa vogliamo dire più, scusa Daniela? Ma cosa vogliamo dire più? Sì, non c'ho niente da dire più. Non avete più nulla da dire. Ma niente da dire, Daniela, sono arrabbiatissimo. Sì, ma un qualcosa per stimolarli, per farli giocare. Ma tu la partita l'hai vista? Ma hai visto il primo gol e il secondo gol? La stessa fotografia. Guardala bene per televisione. Sì, sì, un tiro. Un tiro nell'occhiello, ma che no, anche il portiere dorme. Si permettono di dire che questo portiere vuol fare la Serie B. E si vede che facciamo la fine del... Anche in Serie B, come è finito il Benevento. Finiamo anche noi. Daniele, ti prego, sì, fammi accomodare. Sì, accomodatevi, cavaliere. Noi chiediamo scusa perché ovviamente veniamo all'improvviso, perché sappiamo che... No, tu mi hai trovato giusto.
Ecco, infatti io ero già pronto, vedi? Ah, pure per il... Anche il passaporto per partire. Ah, proprio il passaporto per passaporto, sì, il passaporto lì a Napoli lo chiedono. Ah, ok. E allora è meglio che me ne vado in Sardegna. Ho capito. Perché onestamente, a vedere questi pellegrini, per me sono pellegrini, non hanno nemmeno degno il rispetto di una città, di una tifoseria. Ma con chi ce lo dobbiamo prendere? Ma quale allenatore vuole prendere la Salernità? Ne ha preso già 4 e ne prende anche 10. Cavaliere, ultima domanda e poi andiamo via e chiediamo scusa. No, no, che chiedi scusa? Tu devi stare qua una giornata. Tutta la giornata? Tutta la giornata devi stare con quindi me. Il sciopero del cavaliere. Perché tu mi hai trovato giusto, nel frattempo che stavo partendo. Ok, allora, ecco, per la salvezza cosa dovrebbe fare la Salernità? Ma parla ancora di salvezza. Daniele, ti prego, non facciamo ridere l'Italia, perché per favore. Allora, ovviamente, dice, ma tu vedi che non stiamo vincendo una partita. Abbiamo perso con Lecce, abbiamo perso a Bologna. Ma venerdì sera regaliamo i 3 punti a Sassuolo e così pian piano si spegne la candela e ci troveremo in Serie B. Io mi auguro, guarda, mi auguro che il presidente farebbe una formazione decente, prenderebbe un allenatore vincente, prenderebbe un direttore sportivo vincente per l'anno 21. Se no, Daniele, facciamo la fine del Benevento, andiamo proprio in prima divisione, te lo dice il cavaliere Guariglia, perché è una cosa vergognosa, è una cosa, io non so con quale coraggio scendono in campo per giocare. Ogni partita la Salernitana la perde, ma quale tabella devo fare più? Le tabelle ormai le ho archiviate. L'avete buttata? Per me il campionato è finito, basta, non ce la faccio più. Ho capito. Ma io mi auguro che l'anno 21 il signor Erbolino farebbe almeno una formazione che si faccia rispettare in Serie B, ma se, come dichiara lui, che vuole prendere i giovani, Daniele è prima divisione, è meglio che lo sappiamo, perché il campionato, la Salernitana stava in B da quando è incominciato a giugno, va bene? In base ai giocatori che ha portato De Santis, quel direttore sportivo, là, quello proprio che ci ha rovinato, hai capito? E allora si dice una sola cosa. Andate giù alla Giana e andate a cogliere il fragolo. Questa è la migliore cosa che potete fare. Grazie e arrivederci.